Per noi è stata, voglio dire, una partita ben giocata al primo tempo. Abbiamo dato la possibilità a chi ha giocato poco o quasi niente di fare questa partita perché meritava di farla per il poco spazio avuto durante l'anno. Quindi siamo contenti di aver raggiunto la salvezza, siamo contenti anche oggi di aver raggiunto una qualificazione alla Latin Cup. Quindi una stagione importante, adesso l'archiviamo e si riparte. Come nella gara d'andata, un po' forse di nervosismo tra i calciatori, come giustifica lei questa cosa? Fa parte del gioco, è normale che le motivazioni erano completamente diverse, quindi noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, venivamo da una settimana un po' particolare dove abbiamo festeggiato questa salvezza, loro l'hanno forse caricata un po' troppo, secondo me ormai è il risultato acquisito, però è uno sport maschio e noi guardiamo in casa nostra, abbiamo fatto la nostra stagione, adesso ci tufferemo un po' nelle vacanze e poi saranno problemi degli altri il resto del campionato. Lei ha visto le due facce della Casertana, quella del girone d'andata, dove forse giocava un po' meglio, e questa da adesso forse un po' più concreta. Come la vede in questi playoff di Lega Pro? È una squadra compatta, una squadra esperta, guidata molto bene. Sinceramente, insomma, se dovessi dire la mia favorita, dico il Foggia per la grande qualità del gioco, per la grande qualità dei calciatori. È una squadra che lavora insieme da 2 anni. Ha il vantaggio comunque di giocare in casa e allo Zaccheria è uno stadio importante con una tifoseria veramente che si avverte, che si sente. E penso che siano poche le squadre che hanno una tifoseria così importante, così presente in uno stadio così compatto. Quindi certamente vedo favorito il Foggia, però insomma il calcio poi ci ha regalato sempre sorprese, quindi che poi vinca il migliore. Sì, un traguardo che comunque assolutamente meritavamo, perché comunque diciamo anche nel periodo che non abbiamo fatto benissimo, dove abbiamo subito qualche pareggio, oltre il 90esimo, intorno al 90esimo, sicuramente la nostra classifica avrebbe potuto essere diversa, però comunque credo che sia ampiamente meritato questo traguardo. Lo meritano tutti i giocatori, tutto lo staff, la società e i tifosi tutti. Inizialmente gara un po' bloccata, loro anche con diverse defezioni, però con molti giovani che marcavano uomo su uomo. Com'è stato l'inizio gara? Sì, è chiaro che, sai, queste partite sono sempre partite particolari perché comunque in un certo senso c'è anche un po' di paura di subire un gol, però abbiamo fatto la nostra partita, forse potevamo sfruttare un paio di occasioni create, qualche tiro da fuori area e qualche ripartenza sicuramente. Non l'abbiamo fatto nel primo tempo, però nel secondo tempo dopo il gol è stato tutto molto più facile. Playoff che la Casertana andrà a affrontare da quarta, quindi con qualche svantaggio. Come ci arriva la Casertana a questi playoff? Ma io credo che anche fuori casa non cambi tanto la nostra situazione, perché comunque è una partita secca che magari puoi gestire anche in maniera diversa, perché al 90esimo se sei in pareggio comunque si va oltre e quindi magari si può essere anche più rilassati sotto questo punto di vista. Credo che comunque ci giocheremo la nostra onesta partita, indipendentemente se giochiamo in casa o fuori.